Oggi parliamo di piano diametrale coniugato a una direzione aerea. Abbiamo già parlato di piano di diametrale, di simmetria materiale ortogonale. Questo è un piano di simmetria materiale ortogonale, però è coniugato a una direzione. Nel senso, guardiamo la figura. Abbiamo un piano più greco, abbiamo una retta R che non è parallela al piano. Allora, se troviamo, se tutti i punti che giacciono su parallele a R sono tali che sono alla stessa distanza dal piano, questo si chiama piano diametrale coniugato alla direzione R. Quindi scriviamolo, se ci sono punti di uguale massa, alla stessa distanza da pi greco su una parallela a R. Poi se ce ne sarà un'altra, sarà coniugata un'altra direzione. Allora, quindi diciamo è una simmetria un po' più storta, insomma, non è ortogonale. Allora, si era già detto che se c'era un piano di simmetria materiale ortogonale, per il fatto che il centro di massa di due punti di ugual massa sta sul punto medio del segmento che unisce i due punti, anche se c'è un piano diametrale coniugato a una certa direzione, il centro di massa di questi due punti chiaramente sta qui, perché sono a ugual distanza, queste sono uguali, queste due distanze, la distanza dal piano è uguale, quindi anche i segmenti intercettati dalla retta sono uguali, quindi il centro di massa sta qui, è questo. Quindi anche la ricerca, oltre che di piani di simmetria materiale ortogonale, di piani coniugati a una certa direzione, può essere interessante. Per esempio, può essere interessante per stabilire il centro di massa di un triangolo. Allora, se voi avete un triangolo, parlo di un triangolo qualunque, vediamo se riesco a fare un triangolo qualunque. ABC, perché è chiaro che se il triangolo equilatero ha le sue simmetrie, se è isoscele lo stesso, ma un triangolo qualunque, allora si può vedere che se io prendo la mediana, per esempio questa mediana qui, allora le direzioni delle mediane sono rette diametrali coniugate alle direzioni dei lati. Allora, intanto spieghiamo bene, perché dice ci ha parlato di piano diametrale, ora parla di rette. Allora, in realtà io devo, invece di direzione delle mediane, diciamo allora i piani ortogonali al piano del triangolo che lo intersecano lungo le mediane, andiamo meglio. Quindi praticamente è come se dicesse la mediana, perché il triangolo sta su un piano, sono piani diametrali coniugati alle direzioni dei lati. Tutto
questo discorso per dire che la mediana è tale che se io prendo un qualunque punto, un qualunque segmento parallelo al lato di cui questa è mediana, questo viene diviso in due. Ecco, questo tutto questo discorso è questo, che qualunque altro, qualunque segmento, adesso mi è venuto un po' ondulato, qualunque segmento io prenda parallelo al lato di cui sto facendo la mediana, questo è lo divido in due. Quindi il centro di massa deve stare sulla mediana. Allora, se è chiaro che se io prendo un'altra mediana, ora non so se all'incrocio delle due mediane trovo il centro di massa. Si dimostra in geometria che le tre mediane di un triangolo si incontrano allo stesso punto, cioè è chiaro che due mediane si incontrano in un punto, però si dimostra anche che anche l'altra mediana passa per quel punto. Il punto di incontro delle mediane di un triangolo si chiama baricentro ed è il centro di massa di un triangolo. Non l'ho detto all'inizio, allora lo scrivo a caratteri cubitali omogeneo, lo scrivo qui: triangolo omogeneo, se no tutto quello che ho detto va a farsi friggere, perché devo essere sicura. Sì, è vero che la mediana divide ogni segmento parallelo al lato di cui questa mediana in due parti uguali, ma devo essere convinta del fatto, cioè devo avere la prova del fatto che i punti che stanno qui da parte opposta o a distanza dalla mediana hanno la stessa massa. È ovvio che se il triangolo è omogeneo non ci sono problemi. Allora, quindi per trovare il centro di massa di un triangolo basta fare il punto d'incontro delle mediane. Si può fare anche graficamente, basta farne due di mediane dove si incontrano quelle del baricentro. Quindi ovviamente siete liberissimi di partire dalla definizione del centro di massa e farvi l'integrale, però l'integrale su un triangolo non è dei più facili. Allora, a partire dalle simmetrie possiamo calcolare i centri di massa, che chiameremo anche baricentri, ma per ora lasciatemeli chiamare centro di massa. Li chiamerò baricentri dopo che avrò dimostrato una certa cosa. C'è comunque chi usa la parola baricentro come sinonimo di centro di massa, io no. Allora, per esempio, se voi avete un rettangolo, questo fa un po' schifo come al solito, ma insomma. Allora, questo A, B, C, D, rettangolo omogeneo, stiamo parlando sempre di roba omogenea, altrimenti le cose cambiano. Allora, se voi prendete i punti medi degli angoli opposti e li unite, questa è una schifezza, ma il piano ortogonale passante, ortogonale al piano del rettangolo, passante per questi punti, è un piano di simmetria, e così anche l'altro. Di conseguenza P0 è questo. Idem per il quadrato. Questo quadrato ancora meglio, perché qui ce ne avete quanti ne volete di assi di simmetria. Comunque è così. Per il cerchio, allora è chiaro che voi di assi di simmetria ne avete quanti ne volete e passano tutti per il centro, quindi P0 è coincidente con il centro.
Allora, anche qualunque cosa, insomma, che possa avere una simmetria materiale, se sono omogenei, è la simmetria ortogonale anche materiale. Tutte le volte che potete fare questo tipo di costruzione e trovare gli assi di simmetria, nel caso piano, nelle figure piane, non ci sono problemi. Basta troviate due piani di simmetria materiale ortogonale, che poi sono due rette, perché intersecati col piano della figura vengono due rette, avete automaticamente il centro di massa.